Siamo in campagna elettorale, voi naturalmente siete schierati contro il centrodestra, ma siete anche alternativi alla sinistra che è in campo, è così? Sì, siamo alternativi al centrodestra e al centrosinistra, che in questi lunghi anni hanno messo in campo politiche largamente sovrapponibili, in ultimo attraverso il governo Draghi. Mettiamo in campo un'alternativa a quelle politiche, lo facciamo attraverso un programma elettorale credibile, sostenibile, che ha come obiettivo quello di voltare pagina. Ma naturalmente in questo modo il vostro diventa un ruolo, sia pure importante, ma di testimonianza, non avendo sponde, non avendo alleanze, non avendo prospettive di percorso comune con nessuno, o no? Noi siamo in campo come Partito Comunista Italiano, non per una mera testimonianza, ma per rappresentare un'alternativa che consideriamo necessaria e possibile alle politiche date, l'unica in grado di risolvere la grave crisi finanziaria, economica e sociale nella quale è precipitato il Paese a fronte delle politiche bipartisan che richiamavo poc'anzi. Tanti temi su tutto quello dell'energia, dell'approvvigionamento energetico, altrimenti abbiamo industrie che si fermano, negozi che chiudono e famiglie sul lastrico. Qual è la vostra proposta? La nostra proposta è quella di arrivare a dare vita ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile, ecocompatibile, che faccia i conti con la grave crisi climatica ed energetica che abbiamo di fronte. Non cogliamo nelle proposte in campo le necessarie risposte a questa sfida. Su altri temi, ad esempio su quello fiscale, che è anche molto dibattuto, come usare la leva fiscale? Dove mettere e dove togliere le tasse, secondo voi? Intanto siamo assolutamente contrari alle proposte di flat tax che si rincorrono in questa campagna elettorale, largamente portate avanti dal centrodestra. Non è di questo che c'è bisogno di dare vita ad una politica fiscale realmente progressiva, in linea quindi con il dettato costituzionale. Un tempo questa era la politica fiscale che ha segnato il Paese, il suo sviluppo. Siamo assolutamente convinti della necessità di una risoluta guerra contro l'evasione fiscale, che ha raggiunto i livelli altissimi che conosciamo. Siamo assolutamente convinti della necessità di combattere il lavoro nero, che rappresenta oggi il 12% del lavoro complessivo. Siamo assolutamente convinti della necessità di dire di no alla rincorsa agli armamenti che hanno purtroppo portato il nostro Parlamento, ancora una volta in una logica bipartisan, ad aumentare al 2% del PIL la spesa militare. Stiamo parlando di 104 milioni di euro al giorno. Questi sono soltanto alcuni esempi che ci dicono dove è possibile trovare le risorse da indirizzare ad una politica alternativa.